Cari amici, eccoci qui puntuali come ogni consuetudine dopo un evento speciale per view della WWE, qui a commentare, analizzare e considerare quello che è stato l'evento, anche perché volevo dire, tra che siano notizie, testimonianze, video e quant'altro abbiamo una bella argomentazione da fare. Innanzitutto la cosa ai noi che mi ha ferito questa mattina appena ho acceso lo smartphone è leggere che Roman Reigns non ha potuto prendere parte al pay-per-view perché è positivo a questo diavolo di Covid, disgraziato Covid. Al suo posto ovviamente non è subentrato nessuno nella sfida con Brock Lesnar, e quindi Brock Lesnar che cosa ha fatto? Ebbene sì, lo vedete dall'immagine di copertina del video, ha vinto il titolo WWE essendo stato inserito nella sfida che originariamente era un fatal four way tra Rollins, l'ex ormai campione Big E, Kevin Owens e Bobby Lashley, quindi inserimento della base che ha battuto in 8 minuti e 25 secondi appunto le altre 4 superstar, nonostante insomma soprattutto per esempio Big E gli abbia dato del filo da torcere, però con una delle sue tornado forza 5 e 5 Lesnar ha battuto Big E, lo ha schienato e ha vinto va per l'ennesima volta il titolo WWE. Questo è stato veramente il main event della serata, che ha sostituito un po' quello che originariamente doveva esserlo, ovvero Roman Reigns contro Brock Lesnar. Chissà ora quindi come si evolverà la situazione, quali saranno le conseguenze per quanto riguarda Roman Reigns, che però rimane comunque campione universale in carica. Nel kickoff, Sheamus e Ridge Holland hanno battuto Cesaro e Ricochet in quello che è stato fin fine un 1 contro 2, perché Ricochet con una manovra un po' senza volerlo accidentalmente colpito Ridge Holland sul setto nasale, gliel'ha rotto, poverino. Quindi Sheamus si è ritrovato da solo, ma ha saputo battere ben due avversari, appunto l'elvetico Cesaro e Ricochet, in 9 minuti e 45 secondi. Match di apertura dello show: gli Usos, Jey Uso e Jimmy, che hanno nuovamente battuto come 150 miliardi di volte il New Day, Kofi Kingston e King Woods, mantenendo i titoli di Coppa di SmackDown in 17 minuti e 5 secondi. Drew McIntyre ha battuto sì Madcap Moss, ma alla fine però ne è rimasto un po' conteso con un angle fatto, si dice, dalle ultime voci di corridoio, perché lo scozzese, lo Scottish Warrior, soffre da un bel po' di tempo al collo e quindi dovrà stare fermo ai box. Chissà però quando lo rivedremo in azione. Dopo Randy Orton e Matt Riddle hanno battuto gli Street Profits, Dawkins e Montez Ford in 11 minuti e 15 secondi, mantenendo i titoli di coppia di Raw. Invece Drew McIntyre in precedenza aveva battuto appunto Moss, come avevo detto, e la durata era stata 9:45. Poi in quello che è stato il terzo ultimo match di serata, un bel 20 minuti di wrestling, Edge, seppur col grande ritorno sul grande schermo della moglie Beth Phoenix, ha battuto The Miz, che era assistito dalla moglie Maryse, via conteggio appunto in 20 minuti. Big Lynch ha battuto Liv Morgan, definendo ancora una volta la sua forza e capacità di campionessa di Raw in 17 minuti, e
Concludiamo appunto il video con quello già detto all'inizio, perché Brock Lesnar, visto e considerato che Roman Reigns è risultato positivo al coronavirus, è stato inserito dalla federazione nel match che appunto originariamente era una sfida a 4 tra colui che è stato ormai l'ex campione Big E, ex campione WWE, contro Seth Rollins, contro Kevin Owens e Bobby Lashley. E Lesnar in 8 minuti e 25 ha vinto per appunto l'ennesima volta il titolo WWE, un Brock Lesnar che poi è andato a festeggiare in un bar. Sui social trovate la fotografia, che dire, si è aperto il 2022 con una notizia non buona, la positività al Covid di Roman Reigns, con i piani cambiati ovviamente all'ultimo, e adesso bisogna capire ovviamente entro quanto tempo recupera Roman Reigns, ma allo stesso tempo Brock Lesnar, visto che cioè allo stato attuale non ha più bisogno della figura manageriale dell'avvocato Poleman, diciamo, è possibile che per lui sia una run, ovvero una rincorsa a tempo pieno fino a WrestleMania o no? Tutto questo ovviamente lo scopriremo solo guardando i prossimi show della WWE, Raw e SmackDown. Però ora che voglio veramente portare a termine il video, sto pensando una cosa. Allora, la notizia è giunta, insomma, penso era il pomeriggio americano di ieri. Però dico questo: ricordiamoci che SmackDown ha concluso i suoi show del 2021 2 settimane fa, perché nell'ultimo venerdì di dicembre c'è stata una puntata, diciamo, di auguri generale. E siccome non dimentichiamoci che Poleman praticamente ha dichiarato che la sua vita da manager è finita, io allora dico, ma forse c'era qualche presentimento che Roman Reigns magari aveva sintomi o aveva già segnali di avere la positività al Covid, e soprattutto a questo punto dobbiamo anche capire bene Poleman dove andrà a parare, se diciamo anche per lui periodo di stop, o ci sarà per la tanta e tanta voglia, penso, di chiamante dalla doppia figura bestia avvocato, ritorno insieme a Lesnar. Ovviamente, come ho detto anche prima, questo è possibile scoprirlo, capirlo, comprenderlo guardando i prossimi show. A me comunque non vi resta che salutarvi, buon 2022 a tutti voi, buona WWE e buon Pro Wrestling a tutti, buona domenica, noi ci vediamo alle prossime occasioni e ciao!